La comunicazione tra gli esseri umani ha subito enormi trasformazioni nel corso dei millenni. La formidabile e incessante evoluzione del cervello umano ha reso la nostra specie capace di comunicare con strumentazioni e tecniche sempre più raffinate, fino ad arrivare ad oggi. Un mondo dove gli uomini possono lavorare restando a casa propria. Il mondo dello smart working. Sì, ti sento, tu mi senti? Parla. Sì, ti sento, tu mi senti? Sì, anch'io ti. Sì, ti sento Sì, benissimo. anch'io ti Vai, sento, vai, parla. parla. Ma mi Vedi? vedi? Io ti Io ti vedo, vedo tu benissimo, mi tu mi vedi? vedi? Ti sento Sì, mi benissimo. senti? Parla, Benissimo, parla. Mi sento, parla. perfettamente, ti sento Sì, ti sento perfettamente. Vai, benissimo, parla. parla. Parla, ma Parlo? io ti sento. Posso Parlo. parlare? Parlo io? Il cervello dello smart worker ha una struttura cranica molto particolare che ha dovuto adattarsi a seguito di un trauma considerevole. Lo smart worker, prima di essere smart, era un normale worker e quando si recava al suo normale ufficio di worker aveva la possibilità di mostrare ai propri colleghi un certo aspetto di sé. Ma oggi, mettendosi una telecamera Bene, dentro buongiorno a casa, tutti. Allora, ho parlato stamattina con quelli della DNF e loro sono abbastanza d'accordo non può più con il nascondere la sua vera progetto, realtà. però hanno anche stanziato un capitale importante, però vorrebbero avere delle garanzie. Tommaso, Tommaso, mi aiuti un secondo? No! I suoi più intimi segreti verranno svelati. La mente dello smart worker è perfettamente in grado di gestire il tempo a propria disposizione e calendarizza i propri impegni rigorosamente. I circuiti neuronali dello smart worker sono capaci di individuare con assoluta precisione l'unico momento della giornata in cui un collega sta cercando di concentrarsi e gli manda un messaggio. E poi un altro. E poi un altro. L'ipotalamo dello smart worker entra in ansia se non rispondi immediatamente a un'email. E allora ti manda un WhatsApp, poi ti manda un SMS, poi un Messenger, poi un piccione, poi una pergamena portata da un messo a cavallo. Lo smart worker conosce ogni tipo di piattaforma di conference call e ritiene opportuno cambiare piattaforma ad ogni nuova conference Devi call. scaricare questa applicazione, Grunsu. È una piattaforma nuova, vietnamita, molto buona, rapida. Praticamente tu clicchi sul link, poi per mail mi mandi il codice alfanumerico con cui io poi ti mando la password. Allora tu mi invidi, io accetto l'invito. A quel punto ti manda i termini del contratto, tu slash sulla privacy e mi mandi il nuovo codice che ti appare, facilissimo. Video sbrat, no, quello è farraginoso, no. Lo smart worker sa risolvere equazioni di settimo grado, sa programmare sistemi informatici per la NASA, ma durante le conference non sa pigiare il tasto mute sul microfono quando parlano gli altri. C'è una partnership con i tedeschi della settimana prossima, quindi cominciamo a preparare il materiale informatico. Ma che è sto No, rumore? no, no, non si sente, non si sente Ci sono bene. dei rumori di fondo, non si sente bene. Ma io sento benissimo. Lo smart worker ha speso milioni di ore della propria vita a guardare serie TV dirette da premi Oscar del cinema hollywoodiano, ma non ha imparato a fare un'inquadratura decente del proprio viso. E ha sempre più difficoltà a trovare un angolo di casa che possa essere inquadrato senza svelare lo stato di devastazione in cui si trova. Secondo me stanno andando abbastanza bene. Il problema è che non è chiaro per tutti qual è il nostro core business. Ma per quanto articolato ed evoluto, il cervello dello smart worker deve prepararsi a un'ulteriore evoluzione. Quando tutto questo finirà e bisognerà ricominciare a uscire di casa per tornare nel luogo di lavoro. Nuove sfide lo attenderanno e nuovi e misteriosi interrogativi da svelare. Macchina, non l'ho parcheggiata 2 mesi fa. Sento, Sì, anche io ti sento, parla. Devi parlare, benissimo, parla. Parla, parla. Parlo?